oltre 330 musicisti che si esibiranno nei concerti dal 26 luglio al 22 agosto. Si presenta così la 12ª edizione del Montagne in Jazz, che oltre alla Valle Peligna, la Valle del Sagittario e l'Alto Sangro, toccherà anche la Marsica, con l'appuntamento programmato ad Avezzano il 5 agosto con i Maiella Mai Swing Band, il gruppo che inaugurerà il festival giovedì 26 luglio a Bugnara. Sono in totale 9 le località toccate dal Montagne in Jazz: Sulmona, Avezzano, Bugnara, Anversa degli Abruzzi, Barrea, Campo di Giove, Roccaraso, Castel di Sangro e Pesco Costanzo. Si tratta di luoghi e non location, ha precisato il presidente dell'associazione culturale Montagne in Jazz, Walter Colasante. Che il luogo per noi ha un'identità, ha un valore, invece la location dove si svolge un evento è una cosa che viene costruita ad hoc per fare quell'evento. Il luogo scelto per la città di Sulmona dopo la Abbazia Celestiniana e Piazza Garibaldi sarà quest'anno il Parco Fluviale Augusto D'Aolio, che rappresenta per noi il luogo del relax, del benessere al centro della città, un luogo importante che va secondo noi rivitalizzato e portato all'auge come era quando è stato fatto. Il Parco D'Aolio ospiterà 3 concerti: il primo il 10 agosto con l'eccezionale presenza di Neri Marco Re, che con il gruppo New Quartet proporrà un omaggio a Fabrizio De André; il secondo l'11 agosto con l'Attacca d'Uomo Orchestra e Lavinia Mancusi per una serata di musica mediterranea preceduta dall'esibizione del fisarmonicista abruzzese Danilo Di Paolo Nicola. L'ultimo concerto al Parco Fluviale il 12 agosto vedrà protagonista Richard Galliano, considerato l'erede musicale di Astor Piazzolla. Il Montagne in Jazz interesserà inoltre le strade del centro storico con le 3 giornate di Piano Piano per Sulmone il 16, 17 e 18 agosto. Tra gli altri appuntamenti, il violinista Alessandro Quarta il 14 agosto a Roccaraso e il 19 agosto a Castel di Sangro, Matthew Lee e la sua Big Band Show. Un evento ogni anno sempre di più itinerante che, ha dichiarato l'assessore alla cultura del comune di Sulmona Alessandro Bencivenga, vuol dare un importante esempio di territorialità. Questa è la cosa più bella di questa manifestazione, perché dà proprio il senso di questo rapporto che deve avere Sulmona con tutti i borghi e i paesi che sorgono attorno, perché è un'unione inscindibile, quindi Sulmona da sola non ce la può fare, no? se non chiede una mano e se gli altri non danno una mano a Sulmona. Noi possiamo e dobbiamo forse reclamare un ruolo di guida per questo territorio, però dobbiamo acquistare la fiducia di quelli che ci sono attorno e poi anche chiedere a loro che ci confermino, insomma, questa fiducia e che ci diano questo ruolo. Soprattutto in un ambito nel quale Sulmona chiaramente la fa da padrona, non solo per questo territorio ma anche in tutta la regione, qual è quello della cultura. Ad esprimere condivisione al tipo di impostazione del Montagne in Jazz sono state le municipalità di Anversa degli Abruzzi e Bugnara, intervenute alla presentazione ufficiale insieme alla Fondazione Carispac e alla DMC Terre d'Amore in Abruzzo. E quindi grazie per quello che fai. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing all their life. I am your support to scale and the one to do. Tonight then I'm in night and so I come back to my first note as I must come back to you. I'll whisper into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants a wish of so during me for solo sito, you will find myself in a so better place. Don't you know?